Da quando ho conosciuto l'arte, Sacerdote è andata in una prigione. Benvenuti a tutti, eccoci a una nuova puntata di Scintille. Uh, oggi è una puntata un poco particolare perché il nostro ospite è particolarmente rappresentativo della validità dei nostri uh, discorsi, della validità delle nostre uh, battaglie, delle nostre tante 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 chiacchiere che, che facciamo. È un esempio vivente del fatto che il teatro in carcere è veramente una bella cosa. Signori diamo il benvenuto a Cosimo Rega. Salve, buonasera a tutti e grazie soprattutto per l'invito è una presentazione un po' pesante questa nel senso di responsabilità non è differente spero di esserne degno veramente di poter dare il mio piccolo contributo su una mia esperienza purtroppo quasi più di 30 anni all'interno delle carceri e spero di poter esservi utile in tutti i modi Cosimo uh, tu hai preso parte alle riprese di un film dei Fratelli Italiani che si chiama Cesare deve morire alla fine di, di questo film. Il tuo personaggio, ma in realtà tu perché voglio dire, eh, tu porti il nome proprio di Cosimo Rega all'interno del, eh, del film, dici questa frase, guardando in camera, dici: Da quando ho scoperto l'arte, questa cella è diventata una prigione. Ora questa frase è particolarmente emblematica, c'è scritto anche. Ed io ho qua, ho qua il, il DVD, c'è scritto anche dietro, proprio nella presentazione, alle poche righe è riportata questa, questa tua frase, che è una frase molto forte. Io comincerei a partire proprio da questa frase. Parlaci, diciamo, a partire da, da questo, della tua esperienza. Questo è un regalo che eh, i fratelli italiani vollero fare perché avevano avevano avevo fatto uno spettacolo su dante no avevo appena dato un esame su verga e avevo letto storia di una capinera ero stato colpito da questa storia no e quindi la paragonavo un po al carcere e, e, e quindi eh, io ho sempre so, creduto e sostenuto che il quel il carcere Com'era o come lo è in tante altre parti è un luogo dove non. Un luogo senza senso, dove eh, non si costruisce la persona, non si eh, permette di fare delle riflessioni su quanto ha fatto e soprattutto non lo si permette poi di riscoprire che cos'è il male, che molte volte commettiamo senza averne conoscenza. Questo è un dato di fatto che nessuno si è, mai, si è mai chiesto. E allora quella frase, io sono entrato in carcere che ero quasi ventenne, perché io facevo parte della criminalità organizzata. Oggi posso dirlo, ero un ex camorrista, vorrei dire di essere anche un ex assassino, ma questo non lo potrò mai dire, quello rimarrà per sempre la mia vita e quindi diciamo il carcere per me um, è il mio habitat naturale voi dite perché il mio habitat naturale un passo indietro faccio il, il chi entra nelle carcere chi la maggior parte soprattutto chi fa parte della criminalità organizzata ignora la letteratura e quindi uh, quel Posto, quel luogo non ha quel senso di, di, di sofferenza. Di quello che anzi eh, si abitua in poco tempo. Come nel mio caso, io i primi anni li ho passati, certo, superato l'inizio lo spazio-tempo. No, quello che un pochettino avete vissuto tutti quanti voi nel lockdown precedente, quando eravamo stati tutti quanti a casa, c'era questa consapevolezza. Del nuovo vivere, cioè lo spazio piccolo e il tempo era enorme. no? Quindi, superate, l'avete vissuto sulle vostre spalle questo, credo. Avete visto quanto è stato duro per tanti ragazzi vivere in poco spazio e, e c'era la tecnologia. Nelle carceri la tecnologia non c'è. E quindi, immaginatevi il trauma dei primi giorni quando tu entri no, di questo spazio piccole di un tempo che non, 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 ha, una misura, non ha una misura, però l'uomo, la mancanza di cultura, la mancanza di consapevolezza di che cos'è il male ti porta ad adattarti, ad abituarti. E tu, in poco, in poco tempo, in pochi anni, ti abitui a tutto quello che fuori eh, è anormale. Per te in carcere diventa la normalità. Diventa normale curarti senza un'aspirina. Ti abitui a convivere. Con l'odio, perché le carceri sono un luogo di odio. E, e poi ti ci abitui, lo usi. Quindi diciamo così: col tempo, eh, il fatto che tu mh, devi essere setto sempre sottoposto a un giudizio in carcere. Um, se, se non vi è chiaro il concetto, vi prego di interrompermi. Il fatto che tu qualsiasi cosa devi fare all'interno di un carcere devi essere sottoposto a un giudizio. Devo telefonare a casa perché allora devi fare la domandina e ti dicono se puoi telefonare o meno. Uh, hai bisogno di un medicinale, ti fai la domandina, devi andare qua, devi fare questo. Ha un suo percorso, una sua burocrazia casomai tu hai bisogno di una aspirina e ti arriva l'aspirina o uno sciroppo quando ti è passato l'influenza voglio dire non sto esagerando in molte carceri è così e quindi questo fatto di essere continuamente sottoposto a un giudizio con gli anni ti pone nella condizione di giudicare tu gli altri e ti convinci che tu sei la vittima e l'altro è il carnefice. Questa è, è la fotografia di un carcere attuale, se vogliamo arrivare alla, alla, al succo della situazione. Il teatro, la cultura. Perché, Perché la malvita, il deviato, è cultura. Se tutti quanti non maturiamo nella coscienza, la consapevolezza che la criminalità è cultura, noi non riusciremo mai a capirla e mai a combatterla. E c'è un solo modo per combatterla, la vera cultura. E allora, detto questo, uh, l'arte, quando si è importante quella cosa, l'arte, uh, ci sono tre fasi. Io faccio sempre, parlo sempre per esperienza personale, no? per esperienza personale ho iniziato il teatro proprio con questa esigenza di uh, voler uscire dalla cella e di volere anche apparire perché no poi e, e qui diventa pericoloso se tu non hai un regista se non hai uno che ti guida e che capisci a volo questa tua vanità oh, ignorante no? da bulletto di quartiere poi c'è la seconda fase di questo teatro è che l'arte uh, lentamente, per magia, ti avvolge, ti coinvolge. Uh, l'arte è molto pericolosa su queste cose, soprattutto il teatro, e allora incomincia a destabilizzarti e a farti pensare. C'è la terza fase dove tu sei completamente preso da, da tutto questo e allora ti rendi conto che se prima ti servivi di quelle tavole per poter uscire dalla cella o per poter apparire davanti ai familiari quando facevi un testo teatrale, il fascino dell'applauso, ti rendi conto che dopo questo percorso non puoi più servirtene di quelle tavole ma devi servirle. E per servirle, c'è un solo strumento, c'è lo studio, c'è la cultura. E in quel momento che tu studi, c'è la cultura, attraverso i personaggi che vai a interpretare, succede quella cosa meravigliosa che, do, che capita a tutti, che vive fuori una vita normale, che dovrebbe accadere all'interno del calcio, dovrebbe essere la normalità, quella della riflessione. Attraverso i personaggi che tu vai interpretando, c'è una riflessione del tuo ego, col tuo essere. E quindi eh, ti rendi conto, quando poi, dopo anni e anni e anni, e poi io parlo eh, di consapevolezza, di riflessione, di studio sulla letteratura, su eh, contemporanea, vecchia, antica, come la vogliamo chiamare, la, la napoletana, soprattutto quella napoletana, attraverso tutto questo, poi ti rendi conto che. Tu hai commesso delle cose e hai consapevolezza di che cosa è il male, e ti rendi conto che quel posto, che fino adesso, fino a quel momento era il tuo abitante naturale, diventa qualcosa che non ti appartiene più perché talmente gli orizzonti tuoi si sono schiariti, talmente la, la mente si è aperta che tu dici: Ma che caspita, ho combinato! Ma perché l'ho combinata quella cosa? Come ho fatto a commettere tutte quelle cose? E allora ti rendi conto che quel posto poi diventa un luogo di senso, un luogo di sofferenza, veramente, come era la storia di una Capinera. E così nasce quella famosa frase da quando ho conosciuto l'arte: devo andare in prigione, perché effettivamente io non ero più dentro quel luogo con la mente. La mia mente durante l'ora era proiettata verso altre cose, verso le studio, verso l'alternatura, verso Edoardo, Shakespeare o chi, chi vogliamo mettere venga venga ecco il motivo di quella eh, quindi la, quello che provo Cosimo ascoltandoti è una grande responsabilità nell'utilizzare bene questo tempo perché noi abbiamo la possibilità di comprendere assieme a te le cose che stiamo umilmente approcciando e stiamo cercando di comprendere di sentire, di viverle, per poter poi provare assieme a intervenire, per cercare di dare un contributo, aggiungere una goccia uh, per far pendere la bilancia verso il lato giusto. Quindi provare a dare una piccola bottarella, perché bisogna essere consapevoli di quello che si può fare. Descrivici se puoi, se te lo ricordi, ma sicuramente te lo ricordi, perché è come quando uno si innamora non se lo dimentica mai, secondo me. Qual è stato il momento in cui tu hai capito che quando qualcuno ti ha portato a conoscere, ti ha accompagnato nella conoscenza di questo mezzo che immagino tu prima non conoscevi? Quindi, qua quando è iniziata questo dubbio? Io penso che tutto sia iniziato con un dubbio, cioè che tu hai cominciato a vedere qualcosa che non avevi mai visto e questo qualcosa ti ha chiamato. Quindi quando è iniziato questo e cosa è successo dentro di te quando proprio è iniziato questo che tu ci hai raccontato? Grazie. Ci sono due fasi, due fasi della mia vita. Una prima fase fu uh, che io stavo a penale e io e Antonio eravamo ancora dei giovani ventenni quando ho iniziato ad avvicinarmi al teatro, ma era una cosa, diciamo... per, 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 per divertirci. Non c'era proprio consapevolezza di che cosa fosse il teatro. Tanto è vero che esordimmo con l'Anticone. Con l'Anticone, ma non era per noi, perché noi eravamo il nostro pensiero era napoletano come potevamo fare senza addizione senza aver fatto la scuola poi Tonine ebbe l'idea di dire perché non lo scriviamo noi un teatro e scrivemmo, scrive, buttando giù veramente anche con l'aiuto del padre allora direttore del carcere uno spettacolo chiamato Bazar Napoletano che alla fine questo spettacolo ebbe anche un bellissimo successo perché fu rappresentato al teatro argentina poi, per motivi di opportunità, diciamo così, dico opportunità perché la mia condizione di detenuto, a un certo punto, no, dopo le stragi di Capaci, cambiò da un carcere normale, fui portato nei carceri di massima sicurezza. Dove, in questo carcere di massima sicurezza, dove mi occupavo di niente, sport, di me stesso, non facevo nulla se non fino a quando ebbi uh, una scossa è stata quando io andavo a, far, a fare il processo ero consapevole che la condanna che avrei preso no? e quindi io sapevo che andavo a prendere la condanna dell'ergastolo ma non avevo fatto i conti però con un piccolo codicillo che la, il presidente della corte si aggiunge alla condanna dell'ergastolo e recita questo. Vabbè, condanna all'ergastolo. Poi perdita della potestà genitoriale. Cancellazione dall'alba dell'ufficio anagrafico del comune di residenza. Perdita di tutti i diritti civili. La fissione della sentenza alle porte del paese e sul eh, giornale locale che allora è il mattino. E l'isolamento diurno. Ora voi, voi immaginatevi che io vado a fare il processo con la consapevolezza di, a, a, eh, di a, eh, avere... Sapevo che sarei stato condannato all'ergastolo, con quanta arroganza e quanta presunzione da ignorante io andai su quel posto. No, quel codicillo mi piegò sui dorsali perché per la prima volta... Quelle parole che non erano una condanna, ma c'era qualcosa di, di diverso da quella condanna, mi cancellavano non solo l'apparire che io ero in quel momento, ma mi avevano cancellato anche come essere, come Cosimo Rea, cancellazione dall'albo dell'ufficio anagrafico del comune di residenza e perdita della potestà genitoriale. Accusai il colpo, mi piegai sui dorsali. Dal momento dell'arresto al momento di questa condanna, comunque, sono passati 15 anni. Parliamoci: sono passati 15 anni. Quindi, io vado, ritorno al carcere con questa amarezza dentro. Tanto è vero che non dico neanche ai miei compagni di cella che è uscita la sentenza. Decido di incontrare i miei familiari, non subito ma c'era qualcosa che mi tratteneva e quindi io aspettai l'incontro uh, con loro, aspettai che lo si, si faceva in uno spazio che non era il solito posto della sala colloqui dove c'era confusione, una torre di babel dove non si capisce nulla, dove tutto viene molto stressato là dentro. Aspettavo il momento dell'aria verde, all'aria verde mi all venne mia moglie con i miei due figli, mi vennero incontro. Soprattutto mia figlia, che mi somiglia molto, io ho sempre tenuto nascosto a loro le mie verità. Io avevo un canile, ma a casa mia non veniva mai nessuno. Allora mi venne incontro mia figlia, dicendomi: Papà, l'avvocato ha detto sull'appello. Io li fermai subito e dissi che dovevo parlare. Li feci accomodare e raccontai loro per la prima volta la verità. Che io sarei stato che quella condanna era giusta perché io quel reato l'avevo fatto e con non è solamente il solo il gas solo che avevo preso e in quel momento eh, avverti una, una, una sensazione molto molto brutto che non avrò nessun padre un figlio può deludere un genitore ma un genitore deludere un figlio è la cosa più tremenda che un padre può leggere negli occhi del figlio. Io quella cosa la percepii subito. Non vedevo l'ora che finiva tutto, che lasciavamo, ci andavamo ognuno per i fatti nostri e chiudevamo la storia lì. Eh, finì finalmente il colloquio, rimasi io e mia moglie. e Lei mi chiamò e mi disse ma tu veramente hai avuto il coraggio di fare queste cose? Dico sì, ho avuto il coraggio di fare queste cose, ma non solo. Tu da questo momento sei libera. Sei giovane, sei bella, hai 30 anni. Fatti una vita, non venire più al colloquio perché ho altre cose da fare qua dentro. Mia moglie mi guardò negli occhi e mi disse queste parole. Tu pensi veramente che un muro di cinta possa dividere la nostra famiglia? Beh, ragazzi, quella fu la vera sentenza, la più dura che io potessi ricevere. E ne andrai in cella a riflettere, a pensare, non so se dormi, se non dormi. A un certo punto presi la decisione che era arrivato il momento di ritornare sulla retta via. Era il momento di capire effettivamente io chi fossi, chi ero stato, chi, chi ero veramente in quel momento. E così uh, era difficile farsi ascoltare all'epoca. Un Unergastolano decise di fare uno sciopero della fame perché lì non si faceva niente. Lì alle due e mezza io dicevo all'altro amico mio che stava di fronte alla mia cella buonanotte. Alle due e mezza del pomeriggio finiva l'aria e si diceva buonanotte, non c'era nulla in quel reparto dell'alta sicurezza. Fece uno sciopero della fame che durò tre mesi. Finalmente il direttore mi ricevette e, e io spiegai, lui mi disse francamente subito, subito, lei può fare lo sciopero della fame. Tutto quello che vuole, il dottor Camelo Cantone, quello che poi voi avrete visto nel film, quello che è nel film che fa la parte del direttore, mi disse: lei può fare tutto lo sciopero che non vuole, ma la legge dice che lei deve stare qua sopra. Se ha deciso di morire, sono problemi suoi. La legge dice che lei deve stare qui e io la, la tengo qua. Detto questo, mi dice il motivo perché vuole, fa questo sciopero della fame. E io dissi a lui, francamente, che volevo, non volevo né uscire né essere spostato da quel reparto, volevo solamente vivere il carcere, non lo volevo sopravvivere. Avevo paura di imbruttirmi perché gli Gastolani avevo visto che i anni si incominciavano a imbruttire. La passione per il teatro, devo dire che ce l'ho avuto sempre. Lui mi disse, e allora vabbè, perché le cose che si possono fare ai comuni si possono fare anche. E mi scappò la parola di dire al direttore, dottore, ma noi vorremmo fare un teatro. Lui siciliano, dice, ah sì, e egli disse chi lo fa? Ah, disse, e che volete fare? Mi uscì Natale in casa a cupirla, perché talmente che la conoscevo bene quella commedia. Mi uscì distinto, non pontirato. Dissi, dottore, Natale in casa a Minchia! La siciliano mi risponde. E il regista chi lo fa? Lo faccio io. In verità, detto tra noi, i registi eravamo un pochettino tutti quanti noi, perché noi avevamo il DVD, quindi ce lo guardavamo e quindi copiavamo tutto quanto dal DVD, quindi non c'era questa regia, questa cosa, copiavamo tutti. Il problema era il ruolo delle donne. Chi lo faceva? E allora mi misi un attimo. Quando lui mi disse: Ok, fate. Oh, io incominciai a, a creare il cast. creare il cast. E la fortuna volle di avere, di trovare una, un attore oggi a Napoli conosciuto, credo che sia conosciuto. Sassa Striano, Salvatore Striano. Il quale andai da lui e Sasà, Ti va di fare la parte di mia moglie in Italia in casa Pupillo? Beh, il primo momento dovevo facendo. Cioè, ma perché no, dai, cioè ci dobbiamo divertire e la cosa fu che dopo il ruolo delle donne lo volevano fare tutte, tutti quanti ma non perché c'era qualche cosa no, perché era un, era un gioco era un gioco bello, divertente e mi accorsi che nella sezione quando prima si parlava e si diceva solamente eh, bocione, buonasera quel, 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 quel chetipi che il carcere ti costruisce nella sezione si cominciava a fare un altro linguaggio, guarda, scendono sui nove e io dall'altra parte e pronto a c'è, concede, quell'altro risponde, incominciavamo a quella sezione diventava una specie di palcoscenico. Quando facemmo il teatro, era per quel tipo là, per gli applausi, per questa cosa qua, e eh, uscì fuori un bellissimo testo, uscì fuori una bella, tanto che il direttore rimase colpito di farci fare una replica per l'Unicef. Noi non credevamo ai nostri occhi perché c'era la televisione. Ma la cosa più, diciamo così, che ci eh, capovolse un po' tutto il sistema di quella sezione fu quando a un certo punto mi avvisarono per dirmi che stava arrivando la moglie di Edoardo De Filippi. Isabella 48 de Filippo. Cazzo! e ma che facciamo? Che gli diciamo? Lei venne, venne giù al teatro, vede questa cosa, non le conosce, io presentai a tutti gli attori della compagnia, quasi presentavano con l'attore nome e col personaggio che facevano. E da lì nacque un bel discorso con Isabella. Eh, lei all allora era già malata Disse, cosa state facendo adesso? Disse, Napoli milionaria. Però io mi resi conto che la responsabilità dopo il primo testo fu, era, era grossa. E allora avevo presentato un libro di poesia, era venuto un attore a leggere le poesie. Io dissi: Ma tu li leggi talmente bene, ma sei un attore? No, io faccio il regista. Aspetta, fai un regista. E questo è il momento. Dissi. Guarda, noi stiamo facendo questo, questo e questo, tu ci vuoi dare la mano. E lui venne e ci portò. Eh, ma avevamo già fatto una prima orario, no? E con lui poi abbiamo fatto anche altre cose. Ma l'approccio fu perché eh, c'era l'esigenza di creare in qualche cosa in quella, in, in quella sezione, no? E mi uscì per caso, ma la passione c'era, c'è stata sempre quella del teatro. Mi uscì per caso uh, una commedia di Edoardo, e poi tutto il resto è stato tutto il caso che ha voluto. Io conoscessi la famiglia di Filippo di cui sono molto amico oggi ho fatto fuori Napoli milionari con i vestiti di Edoardo con la scenografia di Edoardo con le musiche di Nicola Piovani e allora mettemmo su Napoli milionari audati da loro e facevamo un bellissimo spettacolo che ebbe un grande successo poi proprio che non si pagava quindi quattro serate quattro piene non si pagava però devo dire che da allora eh, l'arte il teatro eh, è iniziato lì per un'esigenza di dare un senso a quel luogo di non imbruttirmi ma è diventato invece parte integrante di me allora eh, vabbè noi stiamo diciamo da... puoi capire che significa da collega eh, per diciamo, un gruppo di artisti che a un certo punto della loro vita hanno avuto questa intuizione. No? Noi diciamo, ci siamo uniti come collettivo, gli ultimi saranno, sulla questa intuizione: cioè che l'arte, il nostro praticare l'artigianato artistico, può avere un senso più forte, più importante, può eh, permetterci di esprimere pienamente la vocazione, quando viene portata in luoghi dove difficilmente arriva perché aiuta, fa da catalizzatrice a far accadere delle trasformazioni. Questa parola importante ce la segniamo, tu ce l'hai rappresentata plasticamente, noi la diciamo e tu ce l'hai appena fatta vedere, la trasformazione. Quindi cosa accade in noi quando ascoltiamo la tua testimonianza? Quindi quando tu ci fai vedere plasticamente la potenza. Di questo mezzo che è l'arte in maniera incontrovertibile. Cioè, um, io dal punto di vista istituzionale, perché insomma io sono stato chiamato a avere questa possibilità di entrare nell'istituzione proprio perché uh, mi è stato chiesto di portare questa esperienza che ti ho appena detto nell'istituzione. Ed io cercando di rimanere fedele a questa chiamata, sto facendo questo anche perché non potrei fare altro, non mi sentirei utile in altro modo. Quindi, tutto quello che stiamo dicendo, io sto provando, capendo la macchina istituzionale complessa, nuova per me, e che adesso mano a mano sto capendo, sto cercando di, di utilizzare i mezzi a disposizione delle istituzioni per sostenere quello che stiamo dicendo e portare, questo non è meno importante, all'evidenza pubblica il fatto che, Esiste un dato, non, non viene considerato scientifico al 100%, ma comunque è un dato validissimo, che si parla che chi pratica laboratori artistici in carcere, la sua recidiva, quindi il tornare a delinquere quando esce fuori, precipita. Si parla del media di 70%, scende al 7-8%. Ma non sarà questo, sarà un po' di meno, ma comunque c'è un cavo. Allora. Se noi come società, quando si parla di carcere, dobbiamo essere delicatissimi perché si parla di esseri umani. Quindi non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Allora, noi dobbiamo decidere che società vogliamo essere. Dobbiamo credere che quando una persona finisce in carcere per un concorso di responsabilità, perché, come hai detto tu, spesso si finisce lì per una somma di inconsapevolezze. perché... Tu ti sei trovato davanti a scelte importanti senza modelli. Quindi c'è una parte di tua responsabilità, ma c'è anche una corresponsabilità familiare delle istituzioni, dei cattivi segni. Quindi, o pensiamo che una persona finisce lì e tutti potenzialmente ci possiamo finire ed è un buco in cui noi vediamo sta gente e ci ascoltiamo, oppure se pensiamo che il carcere ha una funzione, che è quella di per qualcuno avere l'occasione di incontrare altro, compreso il teatro, come ci hai detto tu, e allora la società non può fare finta che questo mezzo non fa succedere quello che tu ci hai appena raccontato, perché c'è la tua testimonianza, ma ce ne sono tantissime altre. Quindi oggi ascoltiamo te, domani potremo ascoltare altri, oppure le persone che tu, con cui oggi tu collabori ce lo potrebbero raccontare e confermare. Se abbiamo questa cosa incontrovertibile, e eh, noi che facciamo? Ci giriamo dall'altra parte, no? Noi dobbiamo accoglierla, dobbiamo benedire questa possibilità e fare tutto il possibile perché per la società è, eh, uso questo termine brutale apposta, conveniente che una persona che rappresentava un pericolo ora, insomma, o altro passa in carcere, quello che accade lì dentro lo trasforma, lo aiuta a trasformare e a capire cosa lui vuole ed esce evoluto esce e diventa una risorsa, questa cosa noi la dobbiamo abbracciare, eh, ma fa tutto il possibile per far sì che il teatro non viene considerato un optional, ma deve essere un tassello fondamentale nella trasformazione. Sì. E allora io ti dico, già ce l'hai detto, ma forse ce lo vuoi ancora più sottolineare, io sono curiosissimo di questa fotografia che me la porterò sempre e la racconterò spessissimo, in cui in una sezione di un carcere si è cambiato il linguaggio in persone che avevano un'altra quotidianità, avevano altri ricordi, avevano altri rimpianti, altre sofferenze. Il teatro come una bomba che invece di danneggiare mette tutto cosa a posto. cioè una bomba che fa esplodere, i pezzi tombano in aria e si mettono insieme in armonia. Ha cambiato l'atmosfera. Allora, com'era? Quando tu guardavi i tuoi compagni, ma secondo me pure i poliziotti, tutti la, tutta la popolazione... Che attorno a quel fuoco si stavi scarfane, è cambiata, c cosa provavate? Questa nuova cosa che vi, unisce, un vi univa. Allora, che cos'era? Diciamo che uh, la, la cosa pr principale che avvertivamo tutti quanti, che è fondamentale all'interno di un carcere, con quella durezza era la responsabilità che sentivamo, perché c'era stata accordata una responsabilità. Uh, quel linguaggio che fino a qualche mese prima era in, qualche anno prima era impensabile perché uh, lo stesso agente di Polizia Penitenziaria era costretto a, a mantenere certe regole no? a chiuderti, ad aprirti inconsapevolmente di, perché nel reparto di Rebibe dove stavo io c'era l'alta sorveglianza i G8, i G6 altre parti che facevano teatro, no? Le guardie, la polizia che stava nel nostro reparto, vedendoci fare la prima volta lo spettacolo e vedendoci provare la prima volta in uno spazio dove viene ucciso Cesare sotto il solo di luglio, poi praticamente ci, si commossero perché poi ci dette uno spazio un pochettino più grande: le guardie facevano il tifo per noi, perché noi diventavamo la compagnia teatrale più Uh, forte dell'istituto quindi c'era, ma nel rispetto dei ruoli, perché se lì veniva a mancare questo rispetto, finiva tutto e c'erano gli equilibri che erano molto fragili, molto sottili. Tutto lo manteneva il rispetto dei ruoli, e la responsabilità che ti veniva dato. Ma tu, questa responsabilità la sentivi eh, già, diciamo così, anche incosciamente, perché. Eh, Dovevi affrontare qualcosa che fino allora non l'avevi uh, mai fatto e che comunque dovevi essere d'esempio per gli altri. Perché io, come comico, dicevo sempre questo: noi abbiamo la fortuna che ci hanno permesso di fare questo, stiamo prendendo consapevolezza che cos'è questa cosa, ma può essere d'aiuto a molti altri detenuti. Quindi era, per noi eh, eh, c'erano delle regole che ci eravamo fissate all'interno del carcere. Non ci interessava eh, il progetto. Noi volevamo portare avanti un progetto perché eh, tutti quanti dovevano maturare nella coscienza la consapevolezza che un conto è la parola del tribunale dove c'è un fascicolo. Dove Rega Cosimo viene condannato per omicidio per Camorra, giustamente viene condannato perché è colpevole, ma è un fascicolo, ma nelle carceri. Non va il fascicolo nelle carceri, va l'uomo e sull'uomo che si deve incominciare a riflettere. Guai a pensare sempre alle carte Cosimo Reca. No, non, non funziona, no, non va da nessuna parte. C'è un uomo che ha sbagliato, che deve pagare, ma che deve recuperare una dignità e dei valori che ha mortificato con la commissione dei reati. E io credo perché poi da questa cosa da questo eh, esperimento dell'arte quando dicevo che abbiamo sentito l'esigenza di studiare abbiamo fatto una richiesta ben precisa alla direzione del carcere noi volevamo studiare sono state messe le scuole oggi a rebibbia alta sicurezza c'è il più grande polo universitario ora eh, c'è cioè, così brega che può fare l'attore, ma ci sono tanti ragazzi che giocano bene a calcio, tanti ragazzi che possono essere dei bravi disegnatori. Cioè, io vedo ragazzi che fanno quadri, che hanno fatto delle mostre, scrittori. Io ho scritto un romanzo che ha avuto un grande successo. Quindi c'è un potenziale all'interno del carcere che ha sbagliato, deve pagare. E giustamente però deve pagare con dignità. Deve, la, chi lo dirige il carcere deve avere consapevolezza che quell'uomo ha qualcosa dentro, non può essere un uomo da, 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 da cancellare dalla faccia della terra, c'è un piccolo giardino dentro di lui che, e devono coltivare, combattere il male si perde, ragazzi, ve lo dico io, chi si ostina a combattere il male perde, ma può fare una cosa molto più importante molto, e che costa di meno e che non dà sacrifici se non la gratificazione, è quella di coltivare il bene che nelle persone. Perché il male e il bene ce l'abbiamo tutti quanti. È inutile che ci nascondiamo dentro un dito. Ognuno di noi ha il male e il bene dentro. Guarda, la, sta venendo fuori una cosa che noi diciamo sempre, no? Quando torniamo a casa noi facciamo questi eventi in cui facciamo questi happening dove andiamo in carcere con un gruppo di artisti, contattiamo le compagnie attive in carcere, eh, i, diciamo, gli operatori eh, preparano insieme agli allievi nel carcere dei pezzi, noi arriviamo con questo gruppo di musicisti e attori con il nostro repertorio e integriamo con la proposta di... Diciamo delle compagnie presenti in carcere, il nostro, la nostra performance mm. insieme facciamo questo rito di improvvisazione dove ci alterniamo e facciamo cose. Questo è quello che abbiamo fatto: più di 20 incontri. Così. Ogni volta che noi torniamo a casa, capita ogni volta, insomma, qualche volta è capitato che delle persone mi chiedevano chi ha incontrato in carcere no? e si aspettavano: ha risposto da un camorrista, un assassino, un ladro. E invece ho sempre detto ho incontrato un poeta. Un attore, un musicista. Allora, questa cosa, quello che, tutto quello che stiamo dicendo, rafforza un messaggio potente. L'uomo è quello che è nel momento in cui tu lo incontri, se lo vuoi incontrare. E l'incontro accade in quel momento. Le definizioni sono momentanee, i ruoli sono momentanei, le condizioni sono momentanee. Io, quando parlo di detenuti, dico sempre persone momentaneamente recluse, proprio a ricordare che. Perché vale per qualcuno più essere chiamato detenuto piuttosto che attore, piuttosto che giardiniere? Perché cioè, uno è un attore, però è detenuto. No, è un attore perché sta recitando, ma dietro tutto c'è un essere umano e quello va incontrato. Quello può cambiare la, la vita a me che lo incontro e da questo incontro possiamo entrambi evolverci, trasformarci ed essere maestri l'uno per l'altro. Quindi sì. mi viene di. Di dire in conclusione, diciamo, allungare la frase che, con cui abbiamo iniziato, quindi per tutte diciamo, le persone che a un certo punto si sono rese conto che incontrando l'arte, ma quando ho incontrato l'arte, questa cella è diventata una prigione: la e la responsabilità a cui siamo chiamati tutti è che eh, quella prigione si trasformi. Dopo che c'è la consapevolezza, però attenzione, c'è la consapevolezza, quella prigione si trasformi in un ponte, Cosimo, in un ponte, verso una nuova forma di libertà. Questo è l'augurio. Quindi, con l'arte, la prigione si trasforma in un ponte, in una strada che porta a una nuova libertà. Perché si può essere anche. Chi, chi, è? chi è libero poi, no? Se noi non facciamo quello che sogniamo, chiunque, chiunque. Cioè, c'è gente che vive una vita intera e sì, a un certo punto accade quella sveglia come è accaduta a te col teatro, no? E quella frase la può pronunciare chiunque quando si rende conto che sta, si sta pigliando in giro, sta vivendo una vita che non è la sua. Non gli piace quello che ha fatto. Ti guardi lì e dici, fa eh, li, li, li è lì. Lì però c'è la rinascita da questa presa di consapevolezza. Ci può essere una rinascita in qualsiasi momento, in qualsiasi vita. Quindi... Il nostro augurio, il nostro impegno è quello di far sì che ci sia un teatro non in ogni carcere: un teatro fatto bene, un teatro laboratorio con la L maiuscola. Assolutamente. Per questo, stiamo incontrando maestri che ci stanno confermando in questo. Quindi, l'ultimo nome lo diciamo alla fine, così magari dici due parole su questo. Poi ci salutiamo. Abbiamo incontrato Donatella Massimilla, abbiamo incontrato Riccardo Pannuccini eh, ed altri che. Eh, sono i pionieri e segnano la strada, però tanti si stanno accodando. Quindi noi dobbiamo fare in modo che ci sia un presidio di nuova libertà in ogni carcere, perché è interesse della società che ogni persona segua il suo, la sua vocazione e nessuno può, a nessuno si può negare questo, la possibilità di scegliere e di cambiare e di trasformarsi. Quindi l'ultimo nome. Prima di salutarci, quindi rilancio a Cosimo, per magari dire due cose su questo. L'incontro con un folle, e poi questo termine piace assai, perché la follia è parente alla genialità, la follia è fuori dagli schemi, la follia è entusiasmo, è voglia al di là dell'anagrafica che tu ti porti dietro, quella è ancora un'altra etichetta, no? Tira uno, quando anni, sai, ma quanti anni, quanti anni sei? Di vita, di, di entusiasmo, e questo è Antonio Turco con la compagnia Stabile Assai. Io ho l'onore di averci dato anche nella mozione parlamentare, in cui appunto impegno il, gove, impegno il governo ad occuparsi del teatro in carcere. Mi sono molto curioso e con questo ci salutiamo e ci racconti il tuo incontro con Antonio, e magari qualcosa su quello che avete realizzato insieme. Io ho visto una complicità meravigliosa tra voi stare insieme a voi in questa compagnia. È come stare a casa. Antonio è l'anarchia del, del, del carcere perché lui è speciale nelle sue cose, lui riesce a, a mettere sulle tavole. Noi litighiamo spesso, eh, li diciamo spesso, ma non litighiamo spesso perché noi siamo amici fraterni. Dichiamo sui testi da fare, da come eh, che molte, lui, lui, lui vorrebbe che il detenuto riuscisse a, a, ad esprimersi con quello che ha dentro, a recitare quello che ha dentro, ma molte volte è, è anche il caso che si, il detenuto si impadronisce della parola del grande taumaturgo per arrivare alla riflessione, no? Cioè, Uh, un Shakespeare è importante che chi fa teatro all'interno del carcere lo possa, uh, ma, ma lo stesso Edoardo, lo stesso i grandi autori uh, contemporanei. E lui, su queste cose, però, devo dire che è l'uomo che ha rivoluzionato. Lui è stato il primo a portare una compagnia di detenuti fuori. Lui è stato il primo a far diventare. Un permesso, eh, una licenza se vogliamo chiamarla così, un permesso di necessità, cioè lui è stato il primo a fidarsi. Io mi ricordo che quando siamo andati a Teatro Argentino Fuori a fare lo spettacolo, mh, ha portato fuori insieme una quarantina di detenuti. Eravamo. Io credo che Antonio tutto sia, sia stato. Insieme al padre, il padre per antonomasia, il direttore che ha rivoluzionato il modo di vivere la pena e di tutti i direttori che ho conosciuto io, io ho girato quasi 28 carceri. Quindi, il direttore per eh, il padre arrivo, già allora per permise ai detenuti di fare i primi convegni all'interno delle carceri. Quindi, aveva una mente molto rinnovatrice e Tonino. No. È stato sempre un po' rivoluzionario. Ha voluto esprimersi e esprimere uh, la sua critica nei confronti di alcune record che non servivano a niente attraverso proprio la, la musica, l'arte, il teatro. Uh, è andato in pensione: adesso è un, vero, è un vero peccato. È andato in pensione perché sono uomini che all'interno delle carceri possono e devono dare ancora tanto. Cosa diri di Antonio Turco? Antonio Turco mi ha fatto comprendere che non esiste la libertà. Esiste la ricerca della libertà. E forse è quella ricerca che ci rende liberi. E io la trovo sulle tavole di un palcoscenico. Ok, ok. okay. Bisogna riconoscere un finale quando lo si vede. Così, però, però. Diciamo, dopo il finale ci stanno i bis quindi poi magari se hai voglia, abbiamo fatto la nostra eh, ora no. Io sono parecchi monologhi, però devo dire che è da qualche giorno, da qualche giorno che mi sono soffermato su un monologo che mi piace moltissimo, che Luigi, e che secondo me. Mi ritrovo molto in questo monologo, non lo conosco a memoria perché non lo fa. È un altro monologo napoletano, ti avevo detto, la stampa fa dire, no, quello era. Però secondo me in questo contesto, in questo contesto, uh, ce l'ho davanti, l'ho voluto portare, perché credo che in questo contesto, leggendo questo, rispecchia molto quella realtà che è ancora dentro di me, che è ancora dentro i detenuti che fanno teatro all'interno delle carte. Se voi volete, ve lo leggo umilmente, eh, con un attore che non si ritiene. Ma, diciamo così: sono uno che recita per passione. Ecco, quindi diciamoci questa. Allora, il sipario è calato, lo spettacolo è finito, nessuno è venuto a trovarmi. Sono salito nel mio camerino, solo. Che strana sensazione sembra quella di essere ancora toccati e restare così a metà, sospesi tra il teatro e la vita laica. Scrivo le mie abitudini e le osservazioni della recita. Questa sera ho notato che l'attenzione del pubblico al terzo atto era più alta, più intensa del solito. Mi sono sentito commosso e turbato da una specie di perdita di identità, che mi ha fatto paura. La platea era un cratere che fiammeggiava in silenzio, un riverbero quasi insostenibile. Io dicevo il mio testo come sull'orlo di un abisso, col terrore di urtare su una parola e precipitare giù. Forse mi sono mancato questa sera il controllo e il sangue freddo. Forse ho ascoltato troppo la sala. È un mio difetto e forse mi sono spinto troppo in là è troppo a lungo. Ma come fare il teatro senza pensarlo? Senza porsi delle domande? Come stare in mezzo alla gente e non guardarle, non chiedersi, non interrogarsi sul teatro e sul mestiere dell'attore? Su quello che il teatro è? Perché è. Perché lo si fa? Dopo trent'anni di pratica, il teatro mi appare ancora in tutti i suoi aspetti soltanto come un mistero. Provoca in me dei turbamenti profondi, dei disordini interiori difficili da spiegare. So soltanto che ci sono due modi per fare o considerare il teatro, alla superficie o in profondità. O meglio, in altezza, voglio dire, proiettato nella verticale dell'infinito. Per me il teatro è questo: una cosa dello spirito, un culto dello spirito o degli spiriti. Divisa, lacerata continuamente tra sentimenti contrari, la mia vita è passata nel teatro, in una servitù volontaria dove il disgusto e la vergogna si sono mescolati sempre con il fervore, la fiducia, lo scoraggiamento e l'entusiasmo, come tutti quelli che operano ed agiscono. Ho tentato di imparare, di capire questo gioco, che gioco non è, del recitare e le ragioni di coloro che al gioco partecipano. Non l'ho capito. Ma nonostante tutte le delusioni che ho provato in questa vita di illusioni, tutto mi appare ancora oggi. Meraviglioso, anche se incomprensibile. Chi sono coloro che vengono a sedersi una sera in una sala di teatro? Chi sono coloro che parlano e si muovono sulla scena? E colui che ha scritto un'opera drammatica? Tutto ciò che ho cercato di fare nel teatro, tutto ciò che ho cercato di conoscere, mi lascia insoddisfatto. Se mi guardo a fondo non ho fatto altro che cercare di sapere e di tutte le calde emozioni che alcuni momenti drammatici mi hanno dato, soprattutto quando parevano indicarmi una scoperta vicina. Solo questa curiosità mi resta. La scoperta non l'ho fatta. Continuo alla ricerca. Mm. Grazie. No, no, no so, non, 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 grazie non lo so l'avevo letto qualche tempo fa avevo visto la situazione credo che era, era è più importante questo grazie Giacomo sia meno importante Beh, però se questo no Alessandro mi, mi, mi è piaciuto un sacco secondo me è perfetto per la ciliegina Grazie, grazie. È la <ride> grazie, è molto gentile, grazie. grazie mille a Cosimo Rega. Eh, questo era scintilla. Noi ci vediamo presto. Un abbraccio, ciao Cosimo, ci vediamo presto. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, buona ciao, serata, ragazzi, a Ciao. 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 Suvi. Su fatto. Agamur è una cosa seria, è una legge che non ammette errori. rocco. Se riuscite all'inferno, non puoi risalire. La mano che mi ha carezzato non può essere la stessa mano che ho ucciso. Sono sempre lo stesso animale, ma che non volerà più.